Guarda, bello. Guarda. Ci sembra superfluo sottolineare che l'efficacia del gioco è rafforzata dall'impiego di richiami in penna esclusivi, i quali, per quanto mossi dai congegni elettronici di Marino, si presentano nella loro originaria e naturale avvenenza in virtù del prezioso trattamento chirurgico eseguito da Katie. Al primo apparir di luce possono prender posto all'interno del capanno e provvedere al sincrono caricamento dei loro semiautomatici. La postazione di caccia è spaziosa e al contempo, in virtù della rete mimetica che la riveste, risulta perfettamente assorbita nella vegetazione del luogo. A differenza dei volatili vivi, i richiami elettrici per esercitare la loro efficacia non richiedono un diretto intervento dei cacciatori. Potendo restare in movimento senza l'assidua manipolazione di leve o tiranti da parte di un manovratore, i richiami elettrici permettono al cacciatore la massima concentrazione, tanto in fase di esplorazione quanto nei momenti cruciali della caccia. Il volo del primo colombaccio di giornata catalizza l'immediata attenzione dei nostri amici. Il selvatico, dopo alcuni attimi di incertezza, chiude le ali e punta deciso verso la tesa. Il tiro del cacciatore è stato perentorio e preciso. Un colpo singolo non allarma gli altri selvatici presenti nei dintorni, così la seconda curata di giornata concede giusto il tempo di ricaricare. In periodo di apertura i contingenti di colombacci non sono particolarmente numerosi. Tuttavia, in questo preciso istante, si assiste al transito di un nutrito stormo di selvatici. La loro andatura in volo è energica, ma l'azione seducente di stampi e giostre riesce a distogliere un individuo del gruppo dal suo originale intendimento, stimolandolo ad avvicinarsi temerariamente alla postazione di caccia.
Ah!